C'è anche l'eccellenza gelese Chiara Cocchiara tra le donne che si sono affermate professionalmente in ambito scientifico, scelte dal Soroptimist Club di Gela presieduto da Maria Grazia Falconeri per il progetto Le studentesse vogliono contare. L'obiettivo è quello di promuovere e incentivare lo studio delle materie scientifiche tra le giovani donne che stanno per accedere agli studi universitari dopo aver concluso il ciclo scolastico alle scuole superiori. Un primo fondamentale step del progetto è previsto per giovedì 31 marzo prossimo alle 10:30 presso l'Aula Magna dell'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Sturzo, con un convegno dibattito nel corso del quale saranno proiettati alcuni contributi con videomessaggi di giovani professioniste gelesi affermate nel campo scientifico. Tra queste c'è Chiara Cocchiara che abbiamo incontrato. Al momento non ci sono tante donne che lavorano nell'ambito scientifico. È un settore che è prettamente orientato verso il genere maschile, ma senza una vera e propria ragione. Cioè, in realtà la donna non ha nulla di meno rispetto all'uomo. C'è stata l'esperienza magnifica recente di cui la cronaca nazionale ed internazionale si è occupata nel deserto dello Utah con una simulazione sulla vita su Marte. Che progetto è e se arriveremo mai sullo spazio su Marte? Io sono stata selezionata per far parte di un team internazionale, erano tutti americani, io rappresentavo l'Europa ed era un team per fortuna misto, era più o meno metà donne e metà uomini, in cui abbiamo simulato quello che faremmo nel momento in cui raggiungiamo la superficie marziana, quindi simulare ad esempio come viviamo su Marte. Come si svolge l'attività quotidiana, quindi il fatto che sia tutto organizzato dalla mattina alla sera, non c'è contatto con il mondo esterno, quindi si è in un certo senso isolati sia dal punto di vista psicologico, ma anche dal punto di vista tecnico. Con quali ansie, con quali preoccupazioni, con quali gioie, con quali emozioni si vivono quelle 24 ore? È vero che essere in un ambiente così chiuso porta un po' di pressione, pressione psicologica e pressione anche dal punto di vista delle performance tecniche. Quindi tu sai che sei da solo e se hai un problema devi riuscire a risolverlo e non c'è nessuno che puoi chiamare, non c'è il supporto da casa che ti dice quello che deve fare. Quindi la senti parecchio la pressione, però è proprio una delle cose principali nel momento in cui, sia in questo caso dal punto di vista di una missione su Marte, ma anche per qualsiasi tipo di lavoro che poi viene fatto nella vita normale, come anche quello che faccio io adesso, una delle domande principali che fanno sempre i colloqui è: riesci a lavorare sotto pressione? Quindi nel momento in cui hai un problema, qualunque tipo di problema si tratti, devi essere in grado di risolverlo. Lei ha vinto un premio molto importante a Boston perché ha ideato e progettato un drone che è in grado di intercettare vita umana in situazioni estreme. Una delle applicazioni che mi sta più al cuore è che la scienza non è una scienza in sé per sé, ma può essere una scienza anche applicata alle nostre esigenze umane. Quindi quello che uno dei progetti che io appunto ho realizzato è la progettazione di un drone che ha un sensore ad infrarosso ed è in grado di percepire la radiazione termica che un uomo potrebbe in particolari casi emettere. E quindi questa è una cosa importantissima perché nel momento in cui ad esempio un uomo si trova in un incidente in montagna oppure in mare, un drone che scannerizzando una determinata area riesce a capire se l'uomo si trova effettivamente in quella posizione.